Sanità, Camera di commercio, servizi, trasferimenti pubblici, posti di lavoro. In nome della razionalizzazione, del risparmio della riorganizzazione dell'efficienza, il territorio del Nuorese è stato negli ultimi anni letteralmente depredato. Il rischio che il prossimo scipo riguardi la caserma di Prato Sardo purtroppo è concreto. È quanto scrive in una nota per Luigi Saiu, consigliere comunale di Uniti per Nuoro. La possibilità di non vedere nella caserma i soldati della brigata Sassari, secondo SAIU, è stata confermata ieri in Consiglio Comunale dalla risposta del sindaco Andrea Soddu ad una sua interrogazione. SAIU rileva che il Comune di Nuoro deve ancora pagare un milione di euro di fattura all'impresa che ha realizzato i lavori e senza il saldo del pagamento la struttura ormai ultimata non potrà essere consegnata. Nonostante accordi, impegni e dichiarazioni, prosegue il consigliere di opposizione, la destinazione d'uso della caserma non sembra essere del tutto definita. Non solo non è sicuro che a Prato vadano i militari della brigata Sassari, ma non è nemmeno escluso che la struttura possa essere utilizzata come centro di accoglienza, denuncia SAIU. Non è stato infatti chiarito se la clausola di salvaguardia che opera nel caso di adesione alla rete SPRAR per l'accoglienza dei migranti, cui il comune ha aderito, escluda l'apertura di un centro per il rimpatrio. Per ora in Sardegna ne è stato previsto solo uno a Iglesias, ma la questione non è certamente chiusa, continua Sayu. Per il bene di questa città occorre fare fronte comune per portare il prima possibile i militari della Brigata Sassi a Prato Sardo. Soltanto questo potrà dare la garanzia che la caserma non si presti a utilizzi alternativi, come quello mai del tutto scongiurato, di centro di accoglienza per i migranti. Il Consiglio Comunale, i consiglieri regionali, i parlamentari devono lottare tutti insieme per difendere questo territorio, conclude Sayu. La difesa passa anche dalla presenza dei militari a Prato, i cui effetti positivi per la nostra economia sarebbero evidenti.